una giornata storica per Arezzo e per il Pionta. Direttore, chiaramente lei fa i lavori per quanto riguarda la USL, ma qualcuno doveva iniziare, un bel impegno, 13 milioni di euro. No, la ASL, come ho già detto altre volte, fa la sua parte, la fa con entusiasmo, voglia di fare e risorse economiche a disposizione, che poi sono l'elemento importante in questa vicenda. Siamo inseriti all'interno di un progetto coordinato dal Comune d'Arezzo, è chiaro che l'ASL sta iniziando per prima e lo fa, ripeto, con impegno, determinazione e voglia di fare. Senta direttore, ci sono anche delle novità, perché sappiamo quando inizieranno i lavori ad esempio al centro autismo e questo è importante, sono stati anche degli sviluppi sulla palazzina dove dovrebbe esserci il Dipartimento della Salute Mentale. A settembre l'attività di demolizione sarà terminata e inizierà la presentazione alla città in maniera più tangibile come sarà la centrale operativa territoriale. Parallelamente a ottobre verosimilmente inizieranno i lavori per il nuovo centro autismo e da lì in poi sarà una cascata di eventi da qui fino al 2024-2025 di lavori di demolizione, ristrutturazione, edificazione. Parallelamente a tutto questo ci sono poi tutti gli interventi a carico del San Donato d'Arezzo, che da ospedale del 1900 deve diventare un ospedale del secondo millennio. È una giornata storica per la città, più che per me, più che per la Giunta Ghinelli, che già dal 2017 chiese la demolizione. È la prima volta nella storia in cui demolire vuol dire costruire. Questo è l'atto iniziale, non simbolico ma concreto, che stiamo entrando tutti insieme dentro una fase nuova, che è quella del PNRR, e che senza questa distruzione non avrebbe mai potuto cominciare a essere efficace. Quindi oggi Arezzo volta davvero pagina in un momento in cui nei rapporti tra Comune e ASL c'è veramente una fase nuova.